La cosa straordinaria a fare un viaggio con lui è che naturalmente è una persona intelligente, simpatica, graffiante, contemporanea, ha tutta una serie di cose. E poi devo dire, ha un grande dono, l'umiltà. Questo lo dico non perché, perché io lavoro con tantissimi artisti da 20 anni, faccio tante cose con tante persone. Beh, Checco intanto, uno che fa 40 milioni e che è ancora qui, che si diverte, che vuole sottrarsi al pubblico, è veramente molto difficile essere famosi e poi soprattutto resistere nel tempo. E quindi in questo periodo ho avuto grandissime testimonianze da persone molto illustri che hanno mandato lettere veramente meravigliose sul vostro Checco, dicendo che è un artista straordinario e che c'è un grandissimo critico che ha mandato un elogio meraviglioso dicendo che lui li ha visti tutti da poi in poi e che veramente ha la classe, l'intelligenza di chi poi rimarrà nel tempo. E questo è importante perché per voi che è vero che io purtroppo faccio ginnastica e lui no, quindi lo inviterò tutte le mattine a fare ginnastica con me. E devo dire che questo è importante per la Puglia, avere naturalmente un vostro conterraneo, un cittadino che comunque fa grande la Puglia nel mondo, ma soprattutto fa grande il cinema. Devo dire questo perché con Gennaro Nunziante, che anche lui, che ho conosciuto in quel momento, che naturalmente è un artista intelligente, sempre pugliese, che da anni ha cercato sempre di fare cose, le ha fatte molte, mi ero molto divertito. Io poi, che amo poi veramente giocare con grande coraggio sulle cose, avevo capito che ci voleva un regista insieme a Checco, perché naturalmente io volevo lavorare questo film e volevo un regista. E quindi chi meglio di Gennaro poteva fare debuttare in questa storia, che sono amici, che si conoscono, che convivono qua, le storie, che insieme hanno questa sintonia. E quindi con Gennaro era questo bellissimo rapporto, è stato il primo film, che era un po' intimorito il suo primo film. Il primo film era così, la storia bellissima che avete visto, che a me mi diverte sempre molto, che naturalmente è stata cliccata tante volte, più vista in Sky, adesso andrà in onda su Canale 5. E quando è che ho capito che lì avevamo il centro? Quando a Monte Carlo abbiamo presentato il film di Pozzalone al festival di della commedia, quello della commedia di Vito Greggio, e quando ho visto che i francesi ridevano, abbiamo fatto vinto, questo film è straordinario, quando i francesi ridono i sottotitoli, e infatti poi il film è uscito e ha fatto più di 15 milioni ed è stato un grande risultato. Questo risultato è uno risultato straordinario e ogni giorno ci chiamiamo per sapere quando proprio, ed è vero. Ora, questa montagna di soldi che arrivano sono importanti non per noi fondamentalmente, che comunque viviamo di questo, ma è importante perché sono soldi che poi per noi comunque come tal rimetteremo nel cinema. E quindi sono soldi che sono entro il cinema italiano, che rimangono dentro il cinema italiano e che aiutano altri giovani e servono quindi a scoprire nuovi talenti. Questo è importante. Lui lo so che ride e scherza, dimmi la tua. No, era Gennaro che principalmente era orgoglioso di questo seno tra l'altro il cinema italiano. Vorrei entrare nel cinema italiano subito io, perché so che ci sono sovvenzionamenti da parte di Valsecchi, quindi voglio subito. Gennaro, ma perché vi siete presentati vestiti per fare colpo su Valsecchi? No, allora io faccio una premessa, e ho un guardaroba davvero striminzito, e mia moglie che provvede quando mi vede veramente con della roba dice basta, camminano da soli, lasciali. Perché proprio sono affezionato all'abbigliamento. E che cosa è successo quella volta? Che io non avevo, cioè mi avevano venduto una giacca più o meno d'oca e io ci avevo creduto e siamo andati con sta giacchetta, pure lui a Cortina, ma era più o meno d'oca per Bari, cioè 12 gradi più o meno d'oca lo chiedi, ma a meno 14 quella giacca mi guarda se vuoi da me, quello di va bene, e quindi io e Luca siamo arrivati, ma ve lo giuro, eravamo assiderati, cioè io non ragionavo più, lui era proprio morto e lui ci ha accolti dicendo facciamo un giro per Cortina, no, perché eravamo proprio infreddoliti tremendamente e siamo andati invece subito di corsa a casa sua dove quest'uomo ha assaggiato, credo per la prima volta, il tuffo d'alba. E erano le 3 di notte, non lo digeriva, no, ma mi chiedeva cosa hai, e tanto c'ho da digerire a Cortina le 3 di notte. E quindi lui andava dietro, giù, chiedeva. Ti posso dire una cosa, fa cagare, il tartufo d'alba è una cosa terribile.
No, poi la cosa bella è che stamattina ho fatto l'intervista telefonica con Valerio Cappelli del Corriere, che mi fa, però adesso attenti perché siete andati anche in alcuni ricevimenti mondani. A quanto? Dice quella volta che Cortina non va bene. Sapevo che montagna, abbiamo scoperto il momento, questo non riusciva a digerire già tutto, cioè capirai che mondanità c'eravamo da. E poi erano tutti di Bitonto e Bitetto. È vero. La cosa più bella è accaduta a Monte Carlo. Noi arriviamo a Monte Carlo, questo festival chiaramente sopra la linea. C'è una cosa incredibile, cioè l'albergo, io mandavo le fotografie a mia moglie dalla serie, questa è la mia stanza e ne ho fatte 20 per far vedere il letto, cioè per